Good morning YouTubers, ciao a tutti quanti ragazzi, oggi video un pochettino particolare per cercare di darvi una mano da un punto di vista di un problema che è fastidiosissimo, che sta capitando quasi a tutti, ossia delle perdite di performance di Battlefield 5 in-game e dello stuttering che cercheremo di andare un attimino a, non dico a eliminare, però ad abbassare un po' sicuramente. Allora, innanzitutto quello che voglio farvi vedere è il pannello della gestione delle attività. Se noi andiamo su prestazioni e apri monitoraggio risorse, vediamo qua quella che è la nostra memoria RAM, ok? Vediamo quella che è in uso, in standby e quella libera. Ora vedete che la memoria in standby poco a poco si va a riempire, ok? È un processo abbastanza lento questo. Quando questa memoria si va a riempire del tutto, arriva fino a qui. Noi incominciamo a far fatica a giocare, faremo meno frame, ci sarà degli scatti dello stutter fastidiosissimo. E purtroppo questa memoria, diciamo che prima si cancellava da sola, una volta che arrivava fino alla fine si cancellava. Dall'aggiornamento Creator Update di Windows 10 questa memoria non si cancella più da sola, ok? Quindi è circa un annetto che c'è questo problema e dovete tenere conto del fatto che questa cosa non vale solo per Battlefield, vale anche per gli altri giochi, ok? Quindi è un sistema questo che funziona bene anche su Battlefield 1, funziona bene su qualsiasi cosa. Vi faccio vedere però che cosa succede a questa memoria appena io provo a far partire Battlefield, ok? Io vi faccio partire Battlefield e guardate qua qual è il risultato. Dategli giusto 10 secondi. Tanto si apre sempre in finestra sto gioco, vai a capire perché. Quindi usciamo e torniamo qui per vedere le prestazioni. Ecco qua. Come potete vedere, la memoria in standby si sta mangiando praticamente tutta la memoria libera del computer. Va bene? Adesso, se uno sta a guardare, poco a poco arriverà a completarla tutta. Ora, quello di cui abbiamo bisogno noi per fare in modo che questa memoria venga liberata è un programma che dice semplicemente che quando questa memoria arriva fino alla fine bisogna pulirla. Ora, io qua ne ho due. Uno si chiama Process Shaker 2, l'altro si chiama Intelligent Standby List Cleaner, ok? Uno è manuale, l'altro invece è automatico. Vi faccio vedere prima come funziona quello manuale, che è questo cosino qua. In buona sostanza si va su System Information, qui abbiamo di nuovo il recap della nostra memoria. Se andiamo su More si apre questa nuova cartella e possiamo andare a fare Empty Standby List. Uno, una volta che pulisce la standby list, si ritrova con tutta la memoria libera. Ora, questo programma ha di buono che appunto funziona bene, però bisogna farlo manualmente, quindi capite bene che è un po' una rottura di scatole dover stare con il programma sempre aperto e dover fare questo processo sempre in maniera manuale. Però ecco, mi interessava prima farvi vedere come funzionava manualmente. La cosa importante da sapere è che questo processo può essere fatto anche in automatico con l'altro programma, l'Intelligent Standby List Cleaner, che si apre in background ed è questo, se non sbaglio, perfetto. Ora, come vedete in questo programma possiamo selezionare qual è la memoria che praticamente al di sotto della quale il programma da solo pulisce la memoria piena della RAM. Questa qua è la memoria RAM, ok? Quindi qua si può dirgli di partire senza farsi notare sostanzialmente. Io vi lascio comunque il link per scaricarvelo. Si mette su Start, ovviamente. Si settano qual è la memoria che non deve andare al di sotto del 1 giga, questo. Quindi quando io apro il gioco e si vede, intanto lo riapro un attimino perché così andiamo a vedere che. Vedete già come si è alzata? Eppure sono stato qua poco. Vi assicuro che se incomincio a giocare, questa memoria arriva fino a qua in 5 minuti, ok? Praticamente ci mette veramente pochissimo a riempirsi del tutto e a creare dello stutter. Tra l'altro voi potete qua andare a controllare quante volte è stata cancellata questa memoria e noterete che
Se voi lasciate il programmino in stand-by a lavorare, vi fate una partita Battlefield senza calcolarlo questo, poi dopodiché tornate qui e andate a vedere quante volte ve l'ha cancellata e vedrete che sono un bel po', perché io, fate conto, in un 2-3 ore di gioco la memoria mi viene cancellata 5, 6, 7 volte, 10, poi dipende, insomma. Comunque viene cancellata parecchie volte. Battlefield 1 funziona alla stessa maniera, soltanto che ci mette un pochettino più tempo a riempire questa memoria qua, un pochettino meno pesante da quel punto di vista. Altri giochi sono ancora meno pesanti, altri invece sono ancora più pesanti di Battlefield 5. Quindi purtroppo questo è un problema in generale, non è un problema di per sé di Battlefield 5, è un problema che ha Windows, che non riesce più a cancellare da solo questa memoria dal Creator Update in poi. Lo possiamo fare noi automaticamente con questo programma, manualmente con questo programma. Magari, ecco, all'inizio, se non vi fidate, ecco, io ho aspettato, tenete conto, 2 settimane che lo utilizzo, non ho mai avuto nessun tipo di problema, e prima di fare un video per voi ho pensato di essere io, insomma, a provarlo per un po' di tempo, per vedere, insomma, di consigliarvi qualcosa che funziona veramente e che non crea ulteriori problemi al PC. Quindi ragazzi, se avete anche voi problemi di stutter, andate a scatti, provate a fare un tentativo, provate a vedere se questo programma vi cancella appunto la memoria in standby che si riempie, e se riuscite a giocare quindi in maniera più decente rispetto a prima. Poi è chiaro, esiste tutto il discorso sui settaggi di gioco, ma questa cosa noi l'abbiamo già vista, l'abbiamo già fatta su un video a parte. Magari, ecco, per chi non l'ha visto, io in descrizione vi metto sia i link per scaricare questi programmi, sia anche il video sui settaggi, che poi va un attimo a completare questo discorso. A questo punto, ragazzi, vi ho detto quello che vi devo dire, e noi ci vediamo al prossimo video.